americano. Oh, signorina Romano? Sì, direttore. Vede quel disgraziato? Poverino. Bisogna mandarlo via. Perché? Che male fa? Signorina Romano, un mendicante davanti all'ingresso rovina l'immagine dei grandi magazzini, capisce? Allora gentilmente lei scende giù e lo manda via, lo caccia e lo faccia sparire. No, io non ne ho il coraggio. Vabbè, e allora ci penso io, come al solito devo pensare a tutto io. E moni, non ce l'ho. Silenzio! E lei per favore signorina, mi faccia il piacere, la smetta con quel violino. Ma scusi, direttore, perché è così arrabbiato oggi? Nicola, mi faccia il favore, vada via, subito, sparisca su due piedi. Su due piedi, mo? Signor direttore, io ce l'ho detto più di mille volte, non posso andare via di qua. E perché? Perché c'ho una regolare licenza. Assunta. Nicola Battecola, nato a Cerigliola. Firmata dal questore, controfirmata dall'assessore. Passalo al direttore. Presto, per favore. La visca ha fatto la rima pure lei. Entrate al meccanismo, ore e ore. Vabbè, questa è una regolare licenza che la autorizza a fare il venditore ambulante. Per l'appunto. E che ha anche dei dipendenti. Per l'appunto. E chi sono? Ma non è la sua figliola? Sì, per l'appunto. Ma come si chiama mia figlia? Come si chiama? Assunta, quindi l'ho assunta. Ti è piaciuto il calamburro? Senta, poi no, comunque non vedo una carretta, una cosa. Lei che merce vende? Caro direttore, io vendo una merce rara, rarissima. Io vendo il sorriso, vendo la felicità. La gente entra in gazzetta nei grandi magazzini ed esce sorridente. Non bisogna essere in gazzetta. Oggi, direttore, tu sei giovane. Perché sei così in gazzetta? Perché avrò i miei mille motivi. Volevo fare un betto. Eh? Un betto, un contratto. Ah, un patto, un contratto. Sì, beh. Io ti faccio passare l'ingazzamento e tu mi lasci qua sul momento. E non mi fai licenziamento. Io non ho tempo da perdere. Senta, Nicola, se ne vada. No, direttore, no, se tu mi dedichi mezzo minuto della tua vita, io faccio una cosa bellissima. No, non ho tempo da perdere. Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Parole per peso preso dal giornale. Quotidiano, musica di me stesso e me destro. Senza pubblicità, in diretta. Sunda, pizzichetto a tempo di rock. Stai a sentire, Bogotà. Deragliamento di un treno a Bogotà e sono morti 250 persone, 758 feriti. Tu ci stavi sul treno a Bogotà? No. E allora che ti cazzi a fa? Sydney, al centro di Sydney è crollato un grosso palazzo. Ci sono 757 morti. Tu ci stavi a Sydney nel palazzo crollato? No. E allora perché sei cazzetto? Oh. Tanganica, centinaia di migliaia di persone muoiono di fame nel Tanganica. Tu che apri nel Tanganica? No, e non ti cazzare mica! E per concludere, questo è troppo forte. Ultima, è questo è troppo bello. Giappone, è scoppiato in una caldaia in una miniera di grisù. Tu per caso ti trovavi in quel grisù? E non ti cazzare più! C'è dei carichi pendenti? No, e dai una mare ai dipendenti! C'è una buona pedina penale? E fai un sorriso al personale! Finale. Oh yes! You never know. Vabbè, anche stavolta mi hai buggerato, Nicola. Però queste cose vanno fatte con discrezione. Attenzione. Lascia stare. Tutto ciò che mi hai detto ti sarà moltiplicato nella vita. Grazie, direttore. Grazie. Ciao. Ciao. Andiamo. E come sono contento. Per cuore me lo sento.